Io come mi metto a parlare in italiano, o quello che credo essere l'italiano, mi sembra di essere un ubriaco del nord. Con queste parole, con queste lettere, con queste... Poi qui tutte anche le parole, anche le vocali, giuste. Le I invece che le E. E tutto preciso. È arrivato giù il Manzoni che aveva venuto giù a far leggere al suo amico, ah, cosa scrivi? Ma che bella roba che scrivi. Fa gioco la roba che hai di promesso sposo, ti piace la... Fa quella parte dove il Renzo che c'è, fa gioco urlaci, grava Don Rodrigo, sangue, tutti i cantoni, e poi dopo ne arriva via Fra Cristoforo, che era l'unico fra che bestemava anche lui, e porco de c'hai, porco de nata, svia, perché quel catanai che è successo all'inizio del promesso sposo, quando qua non gli ha concesso il passo. Fa, vuoi passare a me? No, col caso che mi passa il passo a me, perché adesso mi sono venuti i cuglioni, gli altri spagnoli che erano un pival, e l'arte come fa come donna, gamba lecca, una gamba come il tuo, tu passi i cuglioni a Belaz. Per la gioia degli abitanti di Belaz. L'opera andava bene così, ma lui è arrivato a Firenze e gli è venuta questa cosa, perché ha sentito come parlavano qui, ha sentito come erano. E allora cosa gli è venuto in mente? Cosa ha fatto? Era sporco l'arno in quei giorni. Ha lavato i panni in arno. E è andato a sciacquare i panni in arno. Dopo averli sporcati in lario per anni, è venuto giù e ha fatto un disastro ecologico qui a Firenze. Ha increspato l'ecosistema, ha fatto i promessi sposi che adesso se li leggi non capisci più un cazzo. Quel ramo del lago di Compe volge a mezzogiorno, cosa? Mezzogiorno, cosa volge a mezzogiorno che ha Lecco a mezzogiorno? E loro ve lo possono dire perché questi qui sono due terroni ma abitano a Lecco. Le origini per la Sicilia, quell'altro Campano Calabrese. Ma a Lecco, a mezzogiorno, non volge niente da nessuna parte che è andato già mangiato. E se è mezzogiorno 5, Renzo Lucia, non li trovi più, ma neanche se c'è l'innominato.